Raga, benvenuti da Giambo anche nel nuovo video. Sono in giro, non c'è un cazzo di nessuno. Tutti chiederete perché non c'è la mascherina? Perché raga, non c'è nessuno in giro. Sì, voi dite, sei un coglione perché vai in giro senza mascherina, bla bla, qui e là. Raga, io ho bisogno di andare a prendere la roba se mi serve, prima cosa. Seconda cosa, non ci sono mascherine, dunque alla fine non posso prendere le mascherine perché non ci sono. Però mi sono messi io, i guanti, poi ora me ne sono levati perché c'è sto caldo mi sudavano le mani, che schifo. No, comunque non ci sta proprio in giro nessuno. Poi vabbè, la tabacchina ho messo a distanza di 1 metro, può entrare uno alla volta, però vabbè, scialla easy. Poi mi hanno fermato i carabinieri, mi hanno chiesto dove sta andando, gli ho chiesto dietro dal tabacchino, qua là, se vuole seguirmi. Allora, raga, mi sono messi, sta zocco devi fare l'amore oggi. Sono messi a seguirmi, mi hanno detto qua va bene. Ah, da Bacchini per forza deve stare aperto, dunque alla fine non ho fatto niente di male. Però raga, veramente io non penso proprio che andare al 3 aprile e finiamo tutto quello che sta succedendo, però alla fine è così. Comunque raga, chi c'ha da mascherina a vendere me lo scriva nei commenti che ne compro una io. Ma raga, veramente non c'è un maschile, non c'è niente. Comunque ora sono arrivato a casa. Aspettate, regà. Sì, va bene, ok, l'ho fatto. Sì, tranquillo. Ah, no, no, niente. Posto, posto. Scusate, regà, è venuto il ciro di casa. È un carabiniere. Mi ha chiesto perché. Aspettate. Guardate che sto sistemando, perché non c'avevo la mascherina e dove cazzo era andato? Pure il vicino deve rompere il cazzo. Oh, regà, se non ci sono mascherine, mica le cago dal culo le mascherine. Dai, io. Cioè, regà, guarda qua. Cioè, le chiavi si devono incastrare mo'. No, regà, veramente. Non è che se. Io. Non è che le cago dal culo le mascherine. Ce l'ha uno mio padre perché lui fa il camionista, regà, dunque per forza deve avere la mascherina perché va in qualsiasi posto, dunque alla fine deve avere la mascherina. Regà, c'è un caldo che si crepa veramente. Comunque ragazzi, guardate che stile oggi. Oggi sono vestito da proprio al top. No, comunque regà, veramente c'è un caldo che si crepa. Aspetta che mi metta all'ombra, regà. Aspettate che appoggio la webcam. Sempre se non mi casca la webcam. A posto. No, veramente, ragazzi, c'è un caldo che si crepa oggi. Poi c'ho i capelli di merda che mi sono ben anche svegliato. Non scherzavo, non mi ha svegliato un minuto fa quando ho fatto il prank alla mia ragazza. Andate a vederlo perché è molto, molto easy scialla. No, comunque, ragazzi, nel tabacchino. Mi racconto sta storia. Sono entrato. C'era una persona che era entrata. Era andata scialla easy. E è entrata. E poi è entrata un'altra persona subito dopo di lei. Tipo il tabacchino si incazza e fa, deve entrare una volta. Allora questo fa, ma io sono di fretta qui e là e su in giù. La tipo fa, non me ne frega un cazzo, se non vuoi te ne vai. Scialla e Easy si sono tutti incazzati, si stavano per picchiare, raga. Non fate risse per ste cagate. Ok, il tipo sbagliato doveva aspettare fuori. Allora non fate risse per ste minchiate. Cioè, io, raga, ho fatto solo una cosa. Io ho detto, guardi signore, ha sbagliato. Deve aspettare il suo turno perché c'è scritto che una persona può entrare una alla volta. Basta. Raga, non cercate risse, non cercate rogne, non cercate niente di niente perché alla fine non c'ha senso. La gente pure è scema perché hanno bloccato tutto, ma la gente può andare a fare giri nei parchi, si può divertire. Cioè, allora non ha senso. Cioè, alla fine uno può uscire normale, allora. Se mezza gente può andare nei parchi e divertirsi, uno può anche decidere di uscire normale, no? Comunque, raga, mo sono a casa. Legge che devo stare in casa per altri 15 giorni perché sono uscito senza mascherina perché non c'è, dunque devo stare in quarantena. Che vita del cazzo. Comunque, raga, speriamo che tutto questo finisca presto perché io sinceramente sono stufo di stare in casa perché avevo intenzione di portare qualche video bello quando ero fuori, portare qualche video interessante. Alla fine è saltato tutto. Raga, saluti da Giambo, spero che questo video di merda vi sia piaciuto. Se è così, un bel pollicione in su. Ragazzi, ciao!